magie. O come direbbe Mr. Bean, magico. Però qui è veramente storto. Siamo tornati in questa location raffazzonata perché sto costruendo muri, come al solito. Muri, muri, altro che Trump. Ma soprattutto, io ho una cosa che voi non avete. No, aspetta, aspetta a farvi vedere la cosa che voi non avete. Oh, già 7. Allora posso già mostrarvela. Guardate cosa ho io e voi no. Pure con la stampa ripetuta. Ma cosa non è bella? È bellissimo quell'audio, Ada. Per il vostro, per il pubblico, non so in questo motto in cosa catalogarlo. Aiutami, Ada, in cosa lo possiamo catalogare? La degenerazione in pochi, in poche frasi, non so, comunque è questa frase che degenera man mano che l'ascolti. Ed è così. Io amo moltissimo mangiare le unghie dei piedi degli altri. E avevo, per una serie di ragioni, avevo appena mandato questo audio ad Ada, che sta rabbrividendo. Non capisco perché, onestamente. Cioè. Ma è come, ricordo un collega che parlava della figlia, che è andato a casa sua, cioè è tornata a casa e ha detto: papà, devo parlarti, dimmi. E gli ha detto: sono incinta, giovanissima lei. Ah, ok, e posso conoscere il padre? No, non puoi, perché non lo sai. No, no, so chi è. È un tunisino, vabbè, non è, sembra una barzelletta, ma è vero, ok, non è un problema, fammelo conoscere lo stesso. E no, è in carcere per spaccio di droghe pesanti. Però che bella seratina, non riesco a inquadrarla nel frattempo. Allora, in realtà dal titolo non si capisce bene, volevo quasi scrivere su Telegram chi sarà che scrivo. Ora ti segnalo la live. Che meraviglia, dai, è bellissimo. Cioè, e in realtà volevo fare polemica, strano, eh? Di solito non capita mai. Vi racconto, senza dirvi di chi stiamo parlando, ovviamente, perché la legge italiana è fatta così, a me piacerebbe un sacco fare i nomi. Io sono alla mia tipo 30ª ora di lavoro, quando mi giunge questo messaggio. Mi sentite bene? Perché sono senza microfono, sono un po' lontano, sono un po' stravaccato. Allora, ciao, oltre ai video sugli animali, pagati tra l'altro, vedendo poi lo skin dopo, quindi li ha pagati in super, 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 appena usciti, quindi costavano una stupidata, ho pagato 10 euro in più, ben 8 mesi fa, per un libro sugli animali mai arrivato. A quanto pare non ancora stampato. Vorrei sapere se lo stamperete a breve, perché se no vi richiedo indietro i soldi. Non mi pare molto corretto far pagare una cosa che non viene poi inviata. Io nemmeno lavoro. È vero, sono un po' hobby club. E ho deciso comunque di sostenere il vostro progetto. 10 euro sembrano pochi, ma non è detto che lo siano. E comunque non si può far pagare una cosa, non farla avere poi per mesi e mesi senza nemmeno un avviso su quando arriverà. Il vostro progetto mi piace molto, siete dei ragazzi intelligenti, un interesse che condivido, ma in questo progetto vi siete un po' persi il senso della correttezza. Al che io rispondo. È un preordine, come tutti i preordini, costa molto meno, ma poi richiede l'attesa. Il libro finito costerà almeno 25 euro, se non di più. È stato comunque spiegato chiaramente, gli avvisi li abbiamo dati in pagina, eccetera. Comunque dimmi con quale mezzo ti rimanderemo indietro i 10 euro. Veramente, lei risponde, veramente avevate detto 2 mesi. E io, non è così, comunque questa polemica è sterile, ti ripeto, dimmi come restituirti i soldi senza alcun problema. Mi manda 2 note audio polemicissime che ha cancellato, ma che io ho salvato ovviamente, in cui in sintesi mi dice assolutamente non è vero, Nathan gli ha detto 2 mesi, siamo scorretti, qua e là. Aggiunge il messaggio, mi era stato detto da Andrea che il libro sarebbe stato inviato a termine degli episodi, cioè dopo 9 settimane, che sono 2 mesi, non 8. Intanto nessuno ha mai detto che gli episodi erano 1 settimana. Mi manda uno screen in cui c'è scritto il messaggio standard che diceva: se lo compri con 10 euro puoi preordinare il libro che, terminati gli episodi, poi verrà prodotto. E infatti io gli scrivo: dove sono scritti i mesi? E rispondo al suo audio, appunto, si sta facendo un sacco di polemica, ha detto comunque non ti andava perché di solito non fai preacquisti, perché lei dice che non voleva fare un preacquisto, quindi ti è stato offerto un reso. Perché stiamo discutendo?
Non è assolutamente polemica, semplicemente io ho scelto di prendere il libro pensando che sarebbe arrivato dopo non molto. Ho pagato a luglio, siamo a marzo. Al termine degli episodi c'è scritto. E io le ripeto, ok? Al termine degli episodi dice quando dopo gli episodi? Non mi pare. Comunque non capisco, vuoi avere indietro i soldi o vuoi che io ti dia ragione? Davvero? Punto di domanda, punto esclamativo. Pensi di trattarmi da scema? Punto di domanda, punto esclamativo. Dopo gli episodi non può essere dopo un anno. Te ne rendi conto? Punto di domanda, punto esclamativo. Ora scrivo a Nathan perché sei davvero maleducato. Io dico, un libro può richiedere anche 2 anni per terminare. SciShow, che è un sito di collezionabili, fa preordini di 15-18 mesi. Comunque, sono io che gestisco la logistica, è inutile che parli con lui, non risolveremo nulla nel caso. Poi l'ho chiamato, questi messaggi non li ha visualizzati, non vedo più l'immagine, quindi mi ha bloccato su WhatsApp, l'ho chiamata e non ha risposto. Ora, una considerazione generale e una considerazione specifica. Prima la considerazione specifica che è più importante, qual è la situation di... No, questa la facciamo dopo così, nel frattempo magari arrivano, mancano 2 minuti e arrivano i guai. Dopo parliamo nello specifico di Orme Selvaggia, che punto è, facciamo il punto della situazione e così via. Spalare il cemento con le mani non è una buona idea. Una considerazione generale su educazione, eccetera, 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 eccetera. Come ho già detto qualche live fa, quando si parlava di maledizioni simili, penso che sarà un po' una cosa ricorrente, per una serie di ragioni sono, pensate, fino adesso io sono stato tollerante, non sembra, ma lo sono stato. Lo sarò meno. Noi tutti, in modi diversi, lavoriamo moltissimo, lo sapete, per produrre un sacco di roba. Un sacco di roba bella anche, alcune cose più per, come si dice, per amore dell'ambiente, dei principi, eccetera, altre per guadagno personale, comunque ci dedichiamo tantissimo a quello che facciamo, credo che nessuno possa negarlo. Abbiamo tutta una serie di difetti. Io in primis, ieri è arrivata una ragazza a ritirare un ariete, aveva chiesto l'ariete numero 8, c'erano il 7, il 9, il 10 e non c'era l'8. E ho detto, oh, scegliene un altro. Di solito, se posso, preferisco rimetterci io, sia che sia ci siano errori di posta o di lavoro, eccetera, o che davvero se c'è una colpa, in qualche modo cerchiamo di rimetterci noi e sistemare le cose. Come in questo caso, io potevo dirgli: Ciccia, è un preordine, nessuno ha mai detto la data, mi tengo 10 euro. Assolutamente no. Mi è capitato di gente che ha cambiato idea e ha lasciato degli acconti, abbiamo trovato il modo di risolvere. Insomma, cioè, io cerco sempre di risolvere. Così come, a differenza di quello che si crede, quando sono in giro a far polemica, beato te che sei sulla sponda del fiume, sulla divulgazione, eccetera, in giro, io cerco sempre di non attaccare la persona, come quella di cui parlavo l'altro giorno, che insiste nel dire che Gesù era vegetariano, e di sistemare le cose, mettere le cose secondo quantomeno quello che è saputo, più o meno dimostrato, eccetera. Però mi sto leggermente stufando, e dico leggermente, anche Matte e Sira lavorano moltissimo, penso che pagherebbero sentitelo dire, così imparano a seguire le live. Ma in realtà, allora, in senso complessivo, lavorano moltissimo. Poi, a volte lavorano su cose extra, e quindi robe un po' random. Però sono comunque cose poi utili, sembra sciogliere con la tazza. Facciamo vedere la tazza. Ribevo la. Non sono più intenzionato a tollerare determinate decisioni. Ah, già, tra l'altro, meraviglioso, tipo, in tema delle discussioni, visto che aneddoto di discussioni, ieri una persona in un gruppo di letteratura dice, dove si postano libri, eccetera, dimmi d'olio che voglio realizzare per me che porterà via 7 anni e mezzo, ecco, forse quello è meglio di no. Vi consiglio questo romanzo, una bellissima storia d'amore, Lolita. E sotto giustamente è stato scritto: tesoro, non è una bellissima storia d'amore, è una storia di pedofilia narrata da un narratore inattendibile. E sotto la gente diceva: ah, siete dei bigotti, dei puritani, cioè a me, no? In generale, comunque, queste polemiche, le lamentele, eccetera, così come vale per lo stesso discorso delle dicerie, le menate, eccetera. Se avete delle rimostranze, parlate e si vedrà di risolvere nel mio modo la questione, ma non ho più intenzione di tollerare maleducazione, idiozie, cavolate varie, eccetera, perché io vi piglio a scarpate in faccia, senza alcun tipo di remora, perché non vi meritate nessun altro tipo di comportamento. Come in questo caso, vuoi i tuoi soldi? Questi sono i tuoi soldi. Non vuoi i tuoi soldi?
Vai a giocare in autostrada quando riaprono le regioni, bendato di notte. Quindi non vedo, cioè non ho intenzione di tollerare oltre determinate cose. Sono arrivati i Wild Matters. Prima di far partire la live anche su Wild Matters, così parliamo bene di Orme Selvagge e di tutto il resto, se ci riesco, faccio una mission con la webcam. Vediamo se ci riesco. E vi faccio vedere. Ah, tanto c'è anche la lucetta. Vediamo se si vede. No, riflette. No, non ce la faccio. Ah, sì, un po' sì. Quella è una talpetta. Sta venendo mangiata da Universo 26. Hai qualche rimostranza anche tu? Eh? Vuoi lamentarti di qualcosa anche tu? Del caos? Fatti tuoi. Accogliamo! Che casino, che casino. Perché si Perché fa se attacco fai attacco intorno? intorno? Senti? Sì, ma Sì, si ma fa se ritorno. Come ritorno, tende come verso dire, al come sono solito. al solito. Non abbiamo più internet, quindi dobbiamo usare il telefono. Allora vi muto Allora e vi continuo muto. a parlare. Ok. Ok. Un attimo che mando su Wild Matters. Pronti? Ok. Quindi il green conosciuto fino a qui era il green tollerante. Esattamente. No, Ada, prendo le scarpe, gli anfibi, li prendo in mano, li uso come un tirapugni. Non li metterei mai sui piedi. Comunque sì, quello che ho conosciuto fino ad oggi era il green tollerante, assolutamente sì. Allora, qual è il... Anzi, adesso passo la palla a loro che si arrangiano. Adesso sentiamo, appena Nathan arriva in inquadratura, gli chiediamo qual è il punto. Ok. Qual è? Ci sei, Nat? Ci sei? No, sta ancora trafficando. Va bene. Vai, ok. A che punto siamo con Orme Selvagge, il libro? Allora, non è così facile perché appunto non è che noi facciamo le cose così indipendentemente da quello che accade intorno. Cioè, ci sono stati tanti fattori da quest'estate quando abbiamo iniziato Orme Selvagge che hanno determinato dei cambi di registro. Significa che non stiamo lavorando a Orme Selvagge? No. Significa che ovviamente anche noi abbiamo da fare, come dire, due conti sull'aspetto, come dire, dell'economia interna e quello che facciamo, cioè facciamo in base alle nostre possibilità, a quello che è dettato. Quindi ovviamente se ci sono delle priorità da un punto di vista di marketing, da un punto di vista di investimenti, di altro, soprattutto dettate dalle incombenze di questa situazione Covid, le seguiamo. I due libri che sono usciti non erano in piano di uscire prima di Orme Selvagge, però è stata una necessità che fossero pubblicati prima di Orme Selvagge, quindi che punto è Orme Selvagge? È in lavorazione, indubbiamente, e per quest'estate lo abbiamo. Sarà passato un anno quasi, sarà passato un anno. Quello che garantiamo è una qualità del lavoro maggiore. Abbiamo preferito anche aspettare a pubblicare Orme Selvagge, pubblicare prima altri libri, perché stavamo anche sperimentando da un punto di vista editoriale per sapere come uscissero. Cioè, la cosa. Poi c'è anche da dire che Orme Selvagge deve essere letto in chiave dei libri che abbiamo già fatto uscire. Che figa la tazza! Che se leggi Orme Selvagge senza aver letto Into the Wild e anche questo qua sulla spiritualità, comunque è una cornice mancante su quello che poi vai a leggere degli altri, appunto, animali totem, animali simbolici. Quindi anche a livello logico, secondo me, ci stava a costruire l'arrivo ad Orme Selvagge. Sì, però vorrei che fosse chiara questa cosa a tutti. Noi non siamo un'industria. Siamo artisti, artigiani, scrittori, filosofi e tutto il È molto resto. più buono il caffè della ragazza. Sì. E di conseguenza è questo. Uno non, cioè, noi ci muoviamo proprio nella direzione di andare contro a questa cosa. Non scriviamo in maniera industriale. Magari siamo anche velocissimi, come ci riconosce anche il nostro pubblico, a fare un sacco di cose. Però non sull'arte, su queste cose, sulla cultura, non si può speculare più di tanto. Un libro richiede il tempo che è necessario ad un libro. Uno può fare anche dire a più o meno uscirà, ma cioè, se una persona ha mai scritto un libro, ha idea di quanto possa essere complicato. C'è un costante trade-off con ad esempio gli editori, si sceglie il momento giusto, non c'è mai un momento che ti dico, ah, a giugno esce il libro, ma nessun editore ti dirà mai, a giugno esce il libro. Cioè, ci sono possibilità di rimando, di rinegoziazione, eccetera. Questo da come funziona l'editoria a 360 gradi.
Infatti ci sono delle tempistiche, si fanno delle previsioni, si decide in che stagione pubblicarlo, ci sono determinate cose, ma non è mai come dire, qualcosa che va da sé in automatico. Questo è importante ricordarlo perché, appunto, le cose che facciamo noi sono particolari, sono uniche nel loro genere, sono, appunto, la loro qualità è alta, ma soprattutto, appunto, come dicevo prima, sono uniche nel loro genere e continueremo a farle uniche nel loro genere. E un modo per continuare a farle uniche nel loro genere è che prendano il tempo che è necessario che prendano. Quindi, ritornando a questo discorso, noi non siamo un'industria della cultura, noi siamo artisti, artigiani della cultura anche. Di conseguenza, ogni cosa deve prendere il suo tempo, un tempo che è necessario e che molto spesso la gente non ha minimamente idea del lavoro che c'è dietro. Quindi, cioè, se volete qualcosa di diverso da questo, siete liberi di andare a cercare altrove, onestamente. Quello che noi garantiamo è la qualità e garantiamo che quando iniziamo un progetto lo portiamo a termine, come abbiamo sempre fatto fino adesso. Le conferenze che dovevano essere fatte sono state fatte, i corsi che dovevano essere stati fatti, abbiamo promesso le magliette sono fuori, abbiamo promesso l'uscita di un libro ed è uscito. Fino ad ora abbiamo portato a termine tutto quello che abbiamo portato, che abbiamo detto che avevamo portato a termine. Abbiamo mai ritrattato su alcune cose che dovevamo fare. Onestamente, i grossi limiti di quest'anno sono stati dettati da cause di forza maggiore, non nostre. Capisco anche la polemica che è nata da cose varie, non facciamo nomi, non andiamo nello specifico. È un momento difficile anche per i nostri clienti, indubbiamente è un momento difficile anche per noi, che deve venirci voglia magari di scrivere un libro, anche se non sappiamo quando usciremo di casa, quando potremo andare a fare una determinata cosa, se arriveremo ad avere sufficientemente soldi per investire, effettivamente stampare una cosa o me. Cioè, l'incertezza è una cosa che non ha soltanto chi compra i nostri prodotti, eccetera, ma l'abbiamo anche noi. È un momento difficile per tutti, è un momento straordinario per tutti. Credo che avere un minimo di comprensione del fatto che cose richiedono un determinato tempo e che possano esserci degli imprevisti sia una cosa più che normale. Quindi, se ci sono delle rimostranze dal punto di vista appunto economico, ben venga, ma che non ci venga questionato l'aspetto etico, l'impegno, la serietà, perché l'impegno e la serietà è quello che portiamo avanti tutti i giorni, non mancando mai una live, continuando a produrre contenuti su contenuti e soprattutto, come dicevo, dobbiamo campare, quindi facciamo anche questo come lavoro e indubbiamente è una cosa importantissima, ma c'è anche l'altro aspetto più nobile che è cercare di portare avanti le battaglie che devono essere portate avanti, nel senso che molto spesso noi abbiamo messo da parte, la possiamo testimoniare, conferenze, corsi, abbiamo potuto realizzare, non so, un corso sul rewilding personale, self-empowerment, abbiamo venduto molto di più, saremmo tutti più tranquilli, ma al contempo non avremmo magari dedicato una conferenza gratuita sulla sovrappopolazione perché era necessario farla in quel momento. O non avremmo trattato argomenti. Noi spesso, sia Debitum che Wild Matters, cerchiamo di stare al passo coi tempi e anche e soprattutto di non dimenticarci che non siamo qua solo a vendere, ma anche a fare informazione, anche a creare comunità e tutto il resto. Quindi c'è un surplus di servizio gratuito che creiamo tutti i giorni perché crediamo anche in idee e in valori che trascendono il nostro semplicemente vendere un prodotto in più. Umberto, scusa, no, vai, no, vai. No, di conseguenza l'unica cosa che volevo dire è che ci possono essere rimostranze, indubbiamente le tempistiche magari non sono esattamente quelle che voi vorreste o quelle che noi vorremmo, però si cerca sempre di fare umanamente parlando del nostro meglio e questo credo che chiunque ci segua seriamente sappia che siamo una garanzia. Esatto, no, stavo dicendo appunto che in realtà Umberto piange sempre con tutto il materiale gratuito che mettiamo fuori, quindi figurati. Ma poi in realtà, come al solito, Nathan, anche se si arrabbia, rimane comunque più morbido e giustificativo. Io non so, secondo me non dobbiamo nemmeno arrivare a quel livello lì. Noi stiamo già facendo moltissimo di un livello molto più alto di quello che normalmente la gente mette gratis, perché a volte voi non hanno, io so chi di voi qua va a vedere le cose o no. Ci sono alcune risorse gratuite sulla piattaforma che non sono state ancora viste appieno, c'è il documentario che l'hanno visto solo in 50, diciamo, facciamo finta che il pubblico attivo sono 300, quelli di Telegram l'hanno visto in 50 il documentario, l'hanno visto, cioè le altre conferenze gratuite 70, 80 che ci sono ogni tanto, prendete l'abitudine, andate su Rewild Academy, è pieno di materiale gratuito, c'è il video dell'orso, è il video di orme selvagge, è lì, è gratuito, 2 ore di conferenza.
gratis, che ha una bibliografia di 10-15 libri e che ci abbiamo messo una settimana a preparare. Quindi il materiale c'è, il sito comincia a essere pieno, ci sono gli articoli di Sira, ci sono un sacco di articoli extra e così via. Cioè, sta anche a voi, anzi, sta principalmente a voi, rimanere informati, seguirci, eccetera. Se qualcuno per caso vede questa live e ancora non lo è, cioè, si iscriva al canale Telegram, mandi... Ieri era lunedì, dovevo mandare la newsletter. Oddio, la manderò oggi, manderò doppia newsletter oggi. Dia la propria email che ci sono le newsletter, insomma, comunque le cose si stanno facendo e in realtà, appunto, non c'è neanche da giustificarsi con, come si dice, situazioni esterne, eccetera, perché abbiamo scritto 2 libri in 3 mesi. Il prossimo, tra l'altro il pacco arriva già domenica, quindi già domenica dovrei avere i vostri libri qua e potrò spedirli, e comunque sta andando avanti il lavoro di Orme Selvagge. Non abbiamo mai dato una scadenza, abbiamo parlato della primavera di quest'anno. Io confido e spero verso maggio di comunque riuscire quantomeno a vedere la luce in fondo al tunnel, ma se così non fosse, quando è pronto lo si becca e non lamentatevi. E, oppure se volete renderci più veloci potete sostenerci di più, semplice. Prima o poi secondo me andrebbe fatto un bel Patreon o qualcosa del genere, una buona... Beh no, il Patreon no, ma un bel abbonamento prima o poi penso che lo faremo, qualcosa che... Questo in realtà, spoiler, in concomitanza con l'evoluzione del sito che andrà nella parte anche, diciamo, come si dice, uncensored, ci sarà anche appunto tutta una serie di contenuti extra per chi sostiene il sito con... contributo fisso. Alla fine si danno 10 euro a Netflix, 15 euro a Sky, 6 euro a Disney Channel, dando 4-5 euro a tutto il collettivo che costituiamo, si può avere un sostegno fisso e produrre costantemente. Ricordo tra l'altro, appunto, a ieri c'è stata, andatela a recuperare, dovrebbe essere, alla fine sul canale c'è, sul canale, sulla pagina Wildmatter, sulla pagina di Quiritaly c'è la live, un'altra live sul poliamore che mi dicono in tanti essere, io non ho ancora recuperata, è stata bellissima. Cosa ti smuti? Cosa ti smuti detto per me? Senti, Cosacchino, sento la voce, mio Dio! No, devo aggiungere una cosa, che quello che vorrei garantire io è una pubblicazione, è un tot di pubblicazioni ogni anno. Che è un impegno mio al di là del guadagno, perché per ora appunto non stiamo parlando di quante sono le entrate, perché se facessimo puramente per entrate a quest'ora non saremmo qua a lavorare, a fare quello che facciamo, però c'è un impegno da parte nostra di garantire un tot pubblicazioni. L'altro giorno ci pensavo un attimo, perché appunto per noi è anche importante la qualità, non basta l'essere veloci e l'essere... il vendere, a noi importa anche molto la qualità, e piuttosto preferiamo tornare sui lavori fatti, garantire. Ad esempio la conferenza di ieri sul poliamore, siamo stati invitati gentilmente da Quiritaly, è stata una bellissima occasione per chiunque è venuto a vedere la live. Se non siete venuti a vedere la live, ripescatela, è fresca, è su YouTube di Debito un Pellegrino, è sulla nostra pagina, è sulla pagina di Quiritaly, ed è stata molto molto bella. Ci ha portato via del tempo, sì, potevamo dedicare, non so, a preparare il nuovo materiale, eccetera, però comunque parte di quello che facciamo è anche gratuita, semplicemente per il motivo non che ci interessa mettere la nostra faccia ovunque, anche magari, ma semplicemente principalmente perché appunto crediamo che certe cose vanno fatte, vanno discusse. Abbiamo fatto due conti, io ed Ele, e per quest'anno, per essere realistici, di pubblicazioni da parte nostra per l'Academy, ne contiamo che saranno... Questa è la seconda, quella in uscita del 2021. Vogliamo essere realistici, vorremmo fare primavera-estate Orme Selvagge e autunno-inverno gli 8 principi di Wild Matters. Quattro libri quest'anno sono più che sufficienti, anche perché poi vanno appunto venduti, vanno discussi, vanno presentati. E direi che questo è già un ottimo. Poi noi abbiamo anche altre cose da fare nel mentre, stiamo anche curando il dizionario del postumano che uscirà a breve, quindi non è che siamo qua a grattarci. Esatto. Allora aspetta un minuto. Ieri doveva finire la landing per vendere il libro sulla degenerazione del credere, invece che fare quello si è parlato di poliamore, anche se si era appena parlato perché si era stati invitati da un'altra parte. A proposito di sostegno, di fare cose, sto andando a recuperare un link, così vi quasi salutiamo. Comunque se lo ritrovo, lo ritrovo, sì, l'ho ritrovato.
Allora, come forse avrete visto, un po' me ne vergogno, ma mi tocca. Ragazzi, state facendo un lavoro che nel nostro paese se nessuno si sogna di fare. Credo che certe spiegazioni siano superflue perché chi ha il fetice della polemica motiva ci sarà sempre andare comunque però che non sarà un esame di realtà. Allora, Christian, questa ti rispondo io anche perché loro fanno fatica a sentire l'audio. In realtà quella live è piena di minchiate abbastanza grosse e si capisce chiaramente che loro non sanno ciò di cui stanno parlando. Se vuoi risposta a cosa si pensa, non a cosa pensiamo, a com'è la realtà delle cose, sul poliamore c'è la live, quella che dicevo, la trovi sul canale. Non farmi fare un altro link perché se no, aspetta, vedo se riesco a prendertelo al volo, ma non credo. Tu non c'è più. Vediamo se te la trovo al volo. Sì, no, sei lì. Se mi trovi, vai. Non faccio io in realtà, ormai sto facendo io. Sto prendendo la live sul poliamore dintorni, eccola qua. Che tra l'altro ha fatto 65 visualizzazioni anche su coso. Su crea un link condivisibile, eccolo qua. Su YouTube. Allora, ecco qua, Christian. Questa è la live in cui si risponde abbondantemente a quella di Dufer. Mentre invece stavo dicendo prima. Con mia quasi quasi somma vergogna abbiamo buttato fuori il trailer del libro perché come abbiamo detto voi siete tanto cari, tanto buoni, vi vogliamo tutti bene, ma il pubblico ovviamente si deve allargare. Una cosa che vi chiedo, e se soprattutto i ragazzi che sono anche nel gruppo WhatsApp, quello vostro in cui gigioneggiate, fate cose, Rick Dufer in live con noi l'abbiamo invitato 18 volte anche in quella sul poliamore, ma non ci, né ci invita né viene con noi, E poi gli abbiamo scritto su Instagram, gli abbiamo scritto su Facebook, ancora prima che tu commentassi sotto al suo video, le avevo già scritto su Facebook, sì, su Instagram, sì. Gli ho linkato poi la live dell'altra volta, gli ho linkato la live di ieri, quindi tanto due, quindi sul nostro canale YouTube adesso abbiamo ben due live sul poliamore, sì, quindi sì. Chiunque si domandasse cosa ne pensiamo può tranquillamente vedere in abbondanza. Esattamente. E chiedevo, no, cosa fai? Ferma, ok. Abbiamo fatto quindi il post con il trailer che rimanda alla pagina del libro. Dovreste voi personalmente e soprattutto quelli appunto che sono nel gruppetto di WhatsApp scrivervi tra di voi, ricordare agli altri di farlo, andare lì sotto e commentare nel corso dei prossimi giorni, no, magari non tutti insieme, ma mettetevi un attimo d'accordo eccetera, postare la vostra foto con il libro, la vostra recensione con il libro, altri pareri al volo, insomma più commentate, più interagite, più condividete quel post, più è facile che raggiungiamo un nuovo pubblico, più è facile che produciamo altre cose. Peccato non voglio invitarvi perché alla fine è un video esorta persone in relazione con andare a Gesù Studio, sarà vita sempre lì, questo la dice lunga, Christian, mi spiace se, voglio dire, anche qui i fatti sono fatti, io tra l'altro, cioè, noi lo conosciamo bene, abbiamo lavorato con lui, lo conosco di persona, se uno davvero onestamente vuole avere un confronto, accetterebbe il confronto. È esattamente la stessa posizione sul problema demografico che lui dice assolutamente non esistere e così via. Ha detto, sai, lo studiamo questo argomento da 10 anni, perché non facciamo una bella live contraddittoria insieme? Mai risposto. Quindi è semplice chiamare nei Cogito Studios l'espertino, l'amico, quello di YouTube, cioè lo YouTuber amico con cui fare le cose e farsi pat pat a vicenda... esatto, quel castello, no, il video Castello Sforzesco, ed evitare il contraddittorio. Insomma, sì, io alla fine un po' lo odio, un po' gli voglio bene a Rick, però se tutte le volte che c'è da fare un confronto serio poi non lo accetti, i fatti rimangono abbastanza evidenti. Ma non divaghiamo, magari c'è ancora tempo, poi è una persona strapresa, quando vuole ci può invitare, invece di invitare uno psicologo che ha detto 4 cose di cui 3 sbagliate e 2 banalità, che diventano 5 magicamente. Cioè, ok, cioè, ma se proprio doveva invitare, almeno invitasse Fartade, anche se sembra che sia l'unica persona in Italia poliamorosa, Fartade, voglio dire, ci siamo noi da anni che non solo si pratica, ma si fa divulgazione. No, assolutamente, ma questo in generale con tutte le pagine più grandi di noi, ma anche più piccole in realtà, chiunque abbia qualcosa da qualcosa su cui voler discutere, noi siamo assolutamente aperti. Come dicevamo prima, nonostante il nostro tempo sia poco, perché abbiamo un sacco di cose da fare, uno spazio lo troviamo sempre. E realmente all'inizio, sai, quando c'è stata la diatriba appunto con Rick
sulla demografia non è iniziata in maniera cattiva, c'è stata un'escalation rapida, ovviamente, perché ha fatto un video totalmente inascoltabile. Il mio commento è stato abbastanza aspro, ma è tipo, anche le persone intelligenti dicono idiozie, condividendo la cosa, non è sei un coglione, Rick, per dire. Da lì poi c'è stata ovviamente un'escalation, perché lui è attaccato, allora mi sono difeso, quindi è diventata la cosa. Però, appunto, in generale a noi va assolutamente bene che si parli di più cose possibili, anche che ci siano voci che non la pensano come noi. La principale, come sempre, come lo sosteniamo nel libro La degenerazione del credere, è quando non si vogliono ascoltare argomenti contrari alla propria posizione. O se lo si fa, lo si fa su Facebook, dove la gente comincia a delirare e non si ha il tempo. Cioè, l'unico modo veramente per avere un confronto è quantomeno parlarsi, dato che non si può avere uno scambio epistolare che si parli... Cioè, ci sono metodi per parlare, oramai dopo l'anno di Covid tutti sono super tecnologici, possiamo fare live da ogni punto del mondo, se riusciamo a essere contemporaneamente in Valsavaranche, insomma, Lombardo... penso che non ci voglia niente a dire, dai, facciamo una serata al volo, una mezz'ora a discutere qualche punto sul poliamore, sulla demografia, sul cambiamento climatico, su qualunque cosa. Ma è come quello che ha detto: ah, vi smonto il libro sulle religioni, ci penso io, guarda, te lo regalo, poi facciamo live insieme. Ah no, la live insieme no, se non ho tempo da perdere con voi. Allora, se vuoi smontare il libro, vieni, anche 10 minuti, un quarto d'ora, ma anche nelle live, quelle di mezzogiorno, lo ripetiamo, già che ci siamo, anche per tutti i soliti che rompono le scatole dietro. Volete dire la vostra? Volete insultarci? Volete dire perché è tutta fuffa il libro intorno ai ruoli? Venici, si organizza una live alle 14, si può spostare alle 13.30, si può spostare alle 14.30, e si discute tanto. Se uno pensa, c'è cioè una ragione, non ci vuole tanto per dire di aver ragione. La verità, e si chiude il cerchio così, vi saluto, vi ricordo di andare a postare le vostre foto, le vostre recensioni sul link che vi ho messo prima. La verità è che quello che facciamo, fin troppo, perché Nathan è una spina nel fianco in questo, è inattaccabile. Into the Rewild, il libro che sta uscendo adesso, ma anche Orme Selvagge, il videocorso, eccetera, sono tutte informazioni, deduzioni, riflessioni assolutamente inattaccabili. Che non c'è niente, noi non buttiamo fuori niente che sia possibile davvero smontare. Se dimostrare che c'è qualcosa che non va, allora dovete essere talmente preparati da riuscire a farlo anche in live di persona, no? No, appunto, diciamo che a livello filosofico, scientifico, per le persone che non ci conoscono, abbiamo una preparazione molto alta per le persone anche della nostra età, sopra la media sicuramente. Quindi le cose che diciamo nei nostri libri non sono per nulla campate per aria, siamo titolati per dirle e abbiamo i dati che ci garantiscono di dirle. Però non siamo... Ah, se una persona, questo ci tengo a dirlo, non siamo mai stati così. Se una persona arriva a dirmi: guarda, le cose che hai detto sul lupo a Yellowstone sono solo parzialmente vere, hanno fatto nuove ricerche, non so se le hai guardate, ti linka le ricerche, ti dice vai a vedertele, eccetera, può essere che prendiamo, diciamo, tra un mese aggiungiamo un paragrafetto, una cosa, una nota a piedi di pagina Into the Rewild, e correggiamo l'errore fatto. Cioè, io vedo tantissimi divulgatori anche di etologia che appunto e che rimuovono commenti vari che sono contraddittori. Noi non siamo quel tipo di persone, nel senso che generalmente siamo dell'idea di difendere con le unghie e con i denti la nostra posizione fino a prova contraria, ma dove una persona dovesse presentare e dire ok, qua avete citato un passaggio sbagliato, non è così, andate a vedere, ci fanno vedere la pagina del libro, diciamo abbiamo sbagliato, e allora cambiamo. Cioè, non è una questione di, non devono diventare le critiche non devono diventare attacchi personali, ma scambi di opinioni, e questa è una cosa veramente importante. No, comunque non è possibile, non mi sbaglio mai, quindi no, comunque anch'io del campo in cui sono, commento io, cioè quello totemismo eccetera, piuttosto che gli aspetti psicologici e sociologici o le religioni, ma dopo 20 anni che le studio e altri 20 anni passati dentro, perché lo dicono rispetto alla loro età, io ormai comincio a essere anche vecchio, quindi abbastanza vecchio da dire no, sono abbastanza autorevole. Se uno vuole, venga a dirmi che cosa date anche lì. Io l'ho riletto tutto prima di passare il PDF a, anche quello sulle religioni non c'è niente, non gli puoi dire mezza. Se qualcuno ha qualcosa da dire, o è un genio, tira fuori l'aspetto, oppure è un paraculo, è più probabile che sia la seconda. Comunque, speriamo che si crei un po' di polemica, ma più che altro che qualcuno poi
se con questo libro, che poi alla fine oggi non abbiamo parlato, ma ormai chiudiamo, tanto ne parleremo appena arrivo, vi faccio le foto. Speriamo che faccia più polemica, ma che la gente venga a sostenere la propria polemica, non che faccia un postarello nascosto da qualche parte dicendo quel libro fa schifo. Sia chiaro. Beh, per quanto mi riguarda io posso salutarvi, vi lascio il microfono così potete dire le ultime cose, quando voi avrete finito chiuderò e intanto continuo a far vedere che io ho una tazza bella. Se volete questa tazza, forse se me la chiedete potrei anche procurarvela. Ok, cosa dire? Beh, di cose li abbiamo fatte tante, cosa abbiamo da fare nel prossimo futuro? Adesso ovviamente finiremo le cose che al pubblico non interessano, che sono le cose, il retroscena del lavoro, ma di concreto c'è che tra praticamente 2 settimane scendiamo giù in Abruzzo, quindi tra altre cose ci porteremo Orme Selvagge da continuare a scrivere giù in Abruzzo. E abbiamo intenzione comunque di fare varie cose, vari progetti, vedere come collaborare con Rewilding Appennine, Salviamo l'Orso, eccetera. Quindi portare anche un po' dell'ecologia concreta, perché quest'anno ci avete imparato a conoscere un po' meglio, vi raccontiamo di animali, vi raccontiamo di poliamore, vi raccontiamo di demografia, ma tecnicamente noi abbiamo sempre lavorato sul campo e amiamo stare anche sul campo, quindi saremo lì e cercheremo di portarvi tutti lì in un qualche modo, almeno virtuale, mostrandovi la realtà. In più, se ci saranno le condizioni, con Magda, Sia, Pellegrino, eccetera, qualcosa combineremo di sicuro, di concreto, non sappiamo ancora che cosa, ma prima di partire per l'Abruzzo ci vedremo tutti assieme, faremo un bel brainstorming e ci verrà qualche idea geniale su come far convergere tutte queste cose. È probabile che sarà quel, praticamente, visto che il tour non lo possiamo fare, il tour documentario, divulgativo, eccetera, perché non ci sarà probabilmente libertà sufficiente nel giro dei prossimi mesi, ma invece per lavoro possiamo andare one way in Abruzzo, probabilmente creeremo un incrocio tra un documentario, un servizio a divulgazione, come vedete, tutto legato a Rewilding Appennine, quindi sarà comunque una cosa stra interessante e stra bella. Ecco, che bello che sento il mio eco. Direi che salutiamo.